L'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma premia la ricerca delle giovani menti che possono dare nuovo impulso alla lotta contro malattie ad oggi solo parzialmente curabili. La sezione BAT dell'AIL ha premiato una giovane ricercatrice di Minervino Murge, la dottoressa Daniela Roccotelli, che si è distinta nell'ambito della quarta edizione del premio Tesi di Specializzazione Ematologica, riconoscimento consegnato ad Andria in una cerimonia tenuta all'Hotel Crystal Palace. Il mio lavoro di tesi è stato praticamente incentrato sull'impatto di una nuova terapia che abbiamo a oggi nell'ambito di una patologia ematologica non oncologica benigna, che è la beta talassemia. Nello specifico abbiamo raccolto i dati grazie alla sinergia che si è venuta a creare tra 6 centri microcitemia pugliesi relativi all'impatto nella vita reale, quindi nella real life, di questo farmaco in termini di efficacia e sicurezza, di valutare sia come questo farmaco possa andare a ridurre il fabbisogno trasfusionale di questa categoria di pazienti, sia abbia un impatto possa avere a lungo termine un impatto in termini di qualità di vita e probabilmente di sopravvivenza. Alla serata ha preso parte il professor Marco Vignetti, presidente del Centro di Coordinamento Indipendente di Ricerche Ematologiche GIMEMA Franco Mandelli, il quale ha offerto il quadro attuale sulla ricerca in Italia. Dall'ematologia sono venute le scoperte che hanno permesso di costruire i primi farmaci intelligenti, cioè quelli mirati a combattere la cellula malata risparmiando quelle sane. Ci sono molte malattie ematologiche che un tempo erano inguaribili, incurabili, che oggi guariscono con terapie per bocca, con una compressa, che non hanno bisogno più di altre terapie. Accanto a questo però ci sono altre forme di leucemia, alcune forme di linfomi, in cui la ricerca invece è ancora molto necessaria perché le malattie non guariscono. Quindi si è aperto un nuovo mondo, il mondo delle terapie intelligenti. Il mondo dell'immunoterapia, risvegliare la risposta immunitaria del nostro corpo contro le malattie, ma abbiamo bisogno ancora di ricerca e quindi di investimenti per la ricerca. E siccome nel nostro paese gli investimenti per la ricerca sono un po' pochi, il supporto della società civile è fondamentale. Ricerca che dunque è sulla buona strada e deve proseguire anche e soprattutto grazie ai giovani ricercatori. La speranza della guarigione delle malattie ematologiche sta solo nel lavoro dei giovani e dei ricercatori, perché da lì c'è il futuro della medicina e il futuro soprattutto della medicina ematologica. Senza la ricerca non ci sarebbe la medicina moderna, la ricerca non è soltanto una cosa che si immagina con i topolini, è una cosa che poi si ritrova al letto del paziente tutti i giorni e quindi è proprio nella congiunzione fra il banco del laboratorio e il letto del paziente che si svolge tutta la nostra attività professionale e appunto scientifica.